Il quesito di come si usa il pesto per condire la pasta è molto vivo tra la gente e oggi sono qui per rispondere a questa domanda. Ed è anche il mio piatto di pasta preferito. Per fare la pasta al pesto, con un pesto già pronto, bisogna prendere del pesto. Io uso questo e lo apro, ne vado a mettere un po' nel piatto dove ci aggiungerò la pasta che sto cuocendo. La quantità di pesto da aggiungere è cubi, dipende dal vostro gusto personale, ecco, non esagerate, perché altrimenti la pasta risulterà ad esempio essere troppo salata, ma questo dipende anche da quale pesto voi state usando. Ogni brand ha le sue caratteristiche, se ne mettete poco la pasta risulterà scialba. Fatemi sapere se volete che faccio anche una saga come per le pizze surgelate dove provo tutti i pesti già pronti così ve ne posso dire le caratteristiche. Comunque il pesto già pronto non va assolutamente scaldato, altrimenti lo rovinate. Al massimo potete metterci un filo d'olio, ma veramente poco, altrimenti andrete a slavare il pesto ottenendo che sulla pasta rimane solo l'olio. Io di solito non aggiungo niente e lo vado a mescolare direttamente con la pasta. Io adesso ho scelto questo formato di pasta, ma potete utilizzare il formato di pasta che vi piace di più. Insomma, seguite le istruzioni di cottura sulla pasta che state utilizzando. Comunque vi aspetto nel mio prossimo video e mettetemi un like se il video vi è stato utile e vi è piaciuto. Vi allego anche come cucinare la pasta. Ciao!